dietro la schiena. No, ma infatti dicevo, non vuole entrare. Adesso ti saluto. Aspetta. Che c'è? Un applauso a chi va? A lei. Oh, grazie. Grazie, che è il suo libro, quindi. Allora, Franci, lo sai che io ti seguo tantissimo. Questo quindi è un bellissimo pensiero. Questo è un pensiero, intanto lo dico subito, uscirà il 31 di ottobre. Stai facendo pubblicità, sì, al mio libro. Assolutamente. E guarda, c'è anche una penna. C'è già la tua firma perché sono andata praticamente a stamparlo il libro. L'ho comprato prima, però mi devi fare la dedica. Hai avuto una una talpa in redazione. Ma guarda, ti seguo. Beh, deve esserlo assolutamente, quindi complimenti, in bocca al lupo per questa grande avventura da scrittrice. Grazie. Mi fa molto piacere. Nella tana del coniglio, bellissimo, con tutto il cuore. Grazie Elisa, grazie a te. Bello. E tra l'altro mi piacerebbe parlarne con te di questo libro, perché tu hai grande passione nel cibo, nella cucina, nella creazione di ciò che ci nutre, e qui c'è appunto l'altro lato della medaglia. Ma adesso parliamo di te. È il sunto di quello che è il tuo programma Fame d'Amore, e quindi ci sono tante storie all'interno da poter leggere. Imbarazzo, lo dico perché poi alla fine effettivamente noi siamo contrastanti ma unite su questo, cioè il cibo deve essere un veicolo comunque di felicità e d'amore. Esatto, quindi complimenti per quello che stai facendo. E lo dico, scusami, poi ti faccio andare avanti, perché noi alla fine con questo mestiere abbiamo anche una responsabilità di ciò che comunichiamo, e tu con quel programma e con questo naturalmente fai tante cose buone. Grazie, io sono, adesso me ne vado perché ma dovevo farlo assolutamente. Dai. Vuoi condurre tu la? No, vai. Ci siamo. Ora grazie, puoi parlare. Davvero grazie. Io mi imbarazzo con queste cose. Vabbè. Parliamo di Elisa Esoardi. Evviva. Sono felice di vederti. Grazie. Sei tornata a trovarci. Grazie. Però questa volta parliamo di te giocando, usando i nostri cartoncini magici di Ruota Libera. Quanto mi piacciono questi cartoncini, io volevo questa intervista, la guardavo da casa, la scorsa domenica ho detto chissà se mi farà proprio l'intervista col cartoncino, ed eccola qua. Dai. Va bene, dai, affronto. Pronta? Tutto. Sicura? Posso affrontare tutto. Giochiamo al gioco del se fossi. Se tu fossi appunto, abbiamo parlato di Hollywood finora, una star di Hollywood. Una star di Hollywood, Jane Fonda, adesso non è modesta, nel senso non io, nel senso che mi piace molto come, eccola, fantastica. Accidenti, perché lei? L'icona della bellezza, ma è una grande donna, quando in questo caso la personalità supera l'essere attrice, oltretutto due premi Oscar, però lei è molto attiva per le donne, è in prima linea per i diritti delle donne, contro la violenza sulle donne, ha fatto tantissime battaglie, quindi è qualcuno che veramente va guardato con ammirazione, va osservato con ammirazione. E, oltretutto, nel suo 82esimo compleanno... Sa tutto di Jane Fonda. No, perché mi ha colpito questa notizia, che praticamente è stata arrestata perché stava giustamente lottando di fronte al Campidoglio a Washington contro questi cambiamenti climatici, quindi una donna che non si arrende, non si risparmia. Bellissima. Jane Fonda è anche una donna trasgressiva. Sì, è un'icona, devo dire, a me piace quello che fa, oltre al suo operato, diciamo, al suo lavoro. Quando riusciamo ad andare oltre, quindi arrivare con tante lotte o comunque, diciamo, con le nostre idee alla gente, lì è vincente, no? È la parte migliore di noi. È la parte migliore. Se tu fossi un ballo, fammi indovinare. A proposito, c'è ballando. Se io fossi un ballo, beh, mi piace ricordare la baciata perché lì avevo preso tutti i 10, quindi dopo varie vicissitudini, dove Raimondo era stato operato, io, strarotta. Però vorrei essere un tango. Vorrei essere un tango perché è un ballo, è il ballo dell'abbraccio, è il ballo della fiducia col proprio partner, e non è facile questa cosa. Tutt'altro! Vediamo gli Esoardi ballare! Io ti chiedo ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi. Amarmi ancora, di più.
chiaro che non ne ho idea, nel senso, a vedermi sembra intanto passato un secolo, però è bellissimo. Ma io non mi ricordo neanche un, due, tre. Ma no, poi te lo ricordi, se sì. Lo fai, sì, 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 anch'io non avevo mai messo un passo davanti all'altro, mai provato a ballare. Stai seguendo ballando? Sto seguendo, mi piace molto. Che idea ti sei fatta? Ma guarda, allora intanto c'è un Teo Mammucchieri davvero istrionico e mattatore, vero? E, brava Simona Ventura, molto. Mi piace, vero? Quando poi arriva lei si accende davvero tutto, sì. Mestiere. E poi Lino Banfi, vabbè, ci ha strappato fiducia? Il cuore Lino vero, Banfi, vero, ci ha strappato il cuore perché devo dire che nel primo ballo è arrivato al cuore della gente, davvero. Se vediamo. Tu fossi un piatto. Vabbè, allora se io fossi un piatto sarei un piatto di gnocchi al Castelmagno, perché è identitario come piatto. Proprio della tua terra. Castelmagno, della mia terra, sì. È un formaggio molto particolare, quindi non piace sempre a tutti, però poi quando l'assaggi... Non te lo scordi più. Brava, poi te lo mando il Castelmagno. Ti rivediamo alla prova del fuoco. Dai. Pronti, cuochi, via. La prima parte. Devo imparare a pisciare. Vai, a pisciare. Anche così si fa, Cuneo è più basso di Modena, ragazzi, se andate a vedere sulla cartina. Quindi io sono del sud. Perché noi ci affezioniamo sempre di più ai nostri concorrenti. Fermo, Ci portano ancora più famiglia di quello che noi abbiamo, quindi grazie. Vabbè, dai. Qua la lacrimuccia scappa sempre. Oggi è un attentato, non è un'intervista. Fai tutte queste cose, giusto ricordarle. Io peraltro nella puntata dei pisci sono venuta e tu giustamente mi hai messo alla prova. Con i pisci? Solo questo pisci. Movimento ero già in imbarazzo, non sono riuscita a combinare proprio nulla. Passiamo Dobbiamo cucinare insieme allora, dobbiamo farlo. Vuoi tentare questo esperimento? Dai, non so dai. Se ti conviene, ma comunque lo faremo. Se tu fossi una canzone. Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia, perché mi ricorda un periodo un pochino in cui, ecco, ho dovuto avere coraggio per delle scelte sofferte, e quindi è anche bene ricordarsi quei periodi, sai? Assolutamente sì. Non vanno dimenticati, perché poi se si dimenticano non si dà un peso alla gioia, si dimentica il dolore, quindi secondo me vanno anche ricordati. E rafforzano l'autostima. Eh sì, brava, esatto, perché comunque noi siamo anche i nostri sbagli oppure delle scelte un po' diverse e non convenzionali, perché no? Se tu fossi un animale. Se io fossi un animale sarei il mio cane, perché come lo tratto io non lo tratta nessuno. Adesso è su da mamma, eccolo Patatino, Zenith, che è il mio bimbo peloso. Tu sei una gattara. Io sono più gattara. Però io vedo tutte quelle adozioni che fai, che cerchi di fare, bravissima, perché bisogna adottare, bisogna prendergli al canile, lo diciamo. Io ho Zenith, un'altra che si chiama Cristina, che è sempre un barboncino, ma ho anche una trovatella che si chiama Maya, quindi ma è brava, viva. Brava. Evviva. Adozioni degli animali. Assolutamente. Sì, sì, hanno tanto bisogno. È tanto bello Zenith. Vabbè. Si dice che anche abbaia non morde. Tu vero. Mordi? No, abbaio spesso, però abbaio tanto, faccio un casino, scusate, si può dire? Fai no, bene. Tante volte faccio veramente un sacco di caos per nulla, proprio abbaio, però non mordo, dai. Se tu ultima, fossi... meno male! Sì, però è molto bella questa, mi piace. Io ho la mia risposta, che non credo sia uguale alla tua, se ti conosco un po'. Se fossi un personaggio di fantasia, chi saresti tu? Ah, Wonder Woman. Ultimamente Wonder Woman. Niente meno che? Eccola, voilà. Sì, mi sento un po' così, perché in giro per l'Italia con Linea Verde Life, devo dire che è un programma bellissimo, però bisogna essere un pizzico Wonder Woman. Devi proprio lanciarti in tutte le situazioni. Sì, anche lì non c'è risparmio, assolutamente. Ma posso dire che ti ho invidiato e ti invidio tantissimo. Guardate questo filmato. Che hai fatto? No, tu che hai fatto.
Kaplano. Ci provo. Ah, ma anch'io cado sempre in acqua, non riesco. Quello poi è difficilissimo, un wind, qualcos'altro. Una forza fisica per fare windsurf è incredibile. Sì, sì, incredibile, incredibile. Che cosa si prova salendo in mongolfiera? Allora, paradossalmente è meglio lanciarsi dal parapendio, col parapendio. Perché? Perché col parapendio sei su un'altalena e quindi non appoggi i piedi. Poi lì o la va o la va. Con la mongolfiera invece hai i piedi appoggiati per terra e quindi soffri di vertigini. Ho fatto il parapendio, poi ho fatto mongolfiera e ho detto no, mongolfiera mai più, che è qualcosa di molto più semplice. E poi anche perché c'è una variabile, tu vai dove dice il vento, quindi un attimo, fai comandare a lui. Questa cosa mi suggerisce una domanda. Dai, no! Sei una che si lascia portare o che deve portare? Che deve portare, infatti il tango di prima te lo dice, vorrei essere il tango perché è comunque un ballo che dà fiducia anche. E tante volte non è una bella cosa, ti devo dire la verità, Francesca, nel senso che ogni tanto ci si deve anche fidare e io sono molto dura sotto questo punto di vista, quindi bisogna devo ancora lavorarci un pochino. Sul lasciarti andare? Sì. Senti, vediamoci più spesso, sentiamoci e ci mettiamo d'accordo per cucinare insieme. Per cucinare insieme. Parlando e guardare in linea Verde Life. Vogliamo Brava, grazie. Il sabato alle 12.30 andremo a Siena alla prossima puntata e quindi noi siamo qui per questo. Poi comunque ci vediamo per cucinare insieme così lanciamo il libro, va bene? Questo lo lascio qui perché non è finita qui. Ma io la adoro. Ma grazie. Allora, no, non vado via. Stai pure tranquilla. Adesso tocca a me e dico questo, ad aprire la ruota, mi vuoi dare questo... Anch'io sono come te, vabbè, facciamo sto tango, vai. Dai, brava, rilassati, è tutta roba bella. Come dici che si apre la ruota? Apriamo la ruota. Apriamo la ruota. Quando, comunque, allora, come la spiego questa cosa? Un po' difficile. Amiche o non amiche, però quando una persona c'è sempre, sì. E tu come l'hai fatto? Mi hai sempre chiamata, mi hai sempre voluta, sì. E sei stata sempre fantastica. Quindi questo è un regalo per te. Tu sei bilancia? Sì. Come segno zodiacale. Vai, apri. Ha paura! Ha paura! Dai, dai. È una cosa bella. Secondo me ti può... È un quarzo rosa ed è la pietra del tuo segno zodiacale e praticamente in teoria se uno crede alle pietre e all'energia positiva infonde pace ed equilibrio e quindi in bocca al lupo per tutto. Ma grazie, è bellissimo, mi hai tolto tutte le parole di bocca, tutte, però a questo punto io rincaro la dose. Si dice, in televisione non si è amiche di nessuno, non ci si stima abbastanza, non si può stringere rapporti. Non credete alle favole, credete alla vita. sì. Perché le donne possono sì fare squadra, si dice spesso, ma soprattutto bisogna leggersi dentro. Vero. Rapporti di stima e creatività. E poi, ti posso dire una cosa? L'ho sempre fatto con il cuore semplicemente lo perché so, ti voglio bene. E la vita e perché che te lo meriti. Grazie, ciao, Francesca, grazie. Ciao. Prendo il libro, eh? Esco di là, sì, prendo. Andiamo.